Massimiliano Rosolino. Quanto mi piace vedere queste immagini. Sì, perché molte uno se le dimentica. Ne vedrai tante oggi. Meno male, sai. Meno male, mi fa piacere. No, ci sono veramente tantissime foto che alcune più recenti magari mi ricordavo, ma alcune assolutamente più vecchiotte. Già questa con le cuccioline, non so neanche quando era. Cioè, la bambina piccola ancora ha due denti davanti, perciò almeno 2 anni fa. Mazza quanto parli veloce, Rosolino, però. Lo so, perché guarda, sono meravigliosa. Guarda qua, 13 anni fa, ragazzi. 13 anni fa questa. Questa? Questa no, questa giù il braccio ancora grosso, perciò era almeno 6-7 anni fa. Insomma, sono tantissime. Allora, 13 anni, vero? Sì, giusto? sì, ho fatto 13. Li ho contati bene. Sì. 13 anni d'amore con Natalia Titova, ma già 13 anni sono passati. 13 anni. Te Natalia sembrate più giovane di prima, incredibile. Dici? Cioè, dici? Soprattutto Natalia. Soprattutto Natalia, ovviamente. E due meravigliosi angioletti biondi, Sofia, Nicola e Vittoria Sidney. So. Questo secondo nome questo mi ricorda qualcosa. Sì. Vediamo. Io canterò per te, mi sentirei nell'aria. Entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io canterò. Voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce, ascoltami, io canterò per te. Insomma, comunque la metti un mondo di abbracci. È vero, bello. La famiglia cambia tutto. È un'anima pura, devo dire, quella di questo amore, no? È un amore grande che sì. C'è stato da subito, è stato un colpo di fulmine. Con Titova? Con la Titova. Ma la verità, secondo me, uno, sai, ognuno la può dire come vuole, no? Nel senso, uno i simili si attraggono oppure i poli opposti si attraggono. Secondo me noi siamo simili per certi versi e quando ci siamo conosciuti assolutamente sì. Perché Ballando è stata una trasmissione nel quale comunque io mi sono affidato alla maestra perché veramente ero impedito, ma lo ero ancora di più quando ho iniziato. E lei da subito, insomma, si è divertita perché ero comunque in uno stacco novista. Il nostro il motto era io morirò ma un secondo dopo di te, perché mi uccideva, ragazzi. Quella mi uccideva. Ce l'abbiamo Ballando? Sì. Ce l'abbiamo delle clip, perché la cosa bella è comunque trovare delle sintonie. Poi ovvio, abbiamo una cultura totalmente diversa. Ci siamo conosciuti, lei mangiava, adesso ci vuole, le crostatine, i cappuccini, ben venga, ma insomma io ero già, il mio piano alimentare più completo, gli spiegavo ancora proteine, devi mangiare la pasta. E poi in effetti... Fuga alle 8 col Ballando, era il 2006. Me lo ricordo ancora, il primo giorno che me lo sono segnato era il 21, ci siamo conosciuti il 21-23 di agosto 2006. Era una baciata. Allora, la baciata è stata l'ultimo ballo, ragazzi. Ah. L'ultimo ballo iniziato, non lo ricordo bene, un jive, un cha-cha e la rumba, bella. Forse la musica che ci ha più, diciamo, emozionato è stata forse il valzer, va bene? Spero che, insomma, abbiate un repertorio, ce l'avete il repertorio? Abbiamo tutto qui, non ci manca però, niente. Però sì, mi ricordo ancora questo valzer. Però sì. Mi segnalano una baciata, vediamo. Allora, la baciata, che sì. Era sì. Che però... è stato proprio, è da lì che è nato proprio grande allora, amore. La baciata perché è un ballo leggermente più leggero, vai.
hai capito. Hai capito. Che tra l'altro... E Milly Carlucci, Milly Carlucci aveva capito tutto della vostra relazione. Ragazzi, nata nessuno... sulla pista di Ballando con le Stelle. Ma infatti Milly veramente è stata avanti anni luce a tutti, diciamo, i social network ci sono stati, se ci pensi. No, Ballando è stato, diciamo, un... Cioè, è stata la prima ad accorgersi? Ma se... No, no, prima, io dico che comunque prima di noi, insomma, storie, serie, non credo che ce ne fossero tante. Noi ci siamo stati noi i precursori, insomma, di bambini, famiglie... Ma forse un'altra storia, prima? Seria. Prima? Non lo so, adesso, non, lo so. Adesso non provochiamo nessuno. Mi confronto nessuno. Con te, poi lo diciamo. Guardate. Allora, Silvia Musolino e Natalia Titova. Natalia Titova è un marchio, una garanzia di tortura e sofferenza, perché sapete com'è fatta Natalia. Cioè, ognuno, ogni ballerino, ogni malcapitato comico, piuttosto che attore, che ha avuto tra le mani nelle passate edizioni, lo ha proprio spezzato, lo ha arrotolato, lo ha annodato e l'ha trasformato in un Titovo. Io penso che in Rosolino abbia trovato invece pane per i suoi denti e che forse sarà lei a diventare una Rosolina. Non ci posso scommettere. Una Rosolina, eh? È vero, che se poi ci pensi in russo veramente, no? Funziona così. Titova, la donna, l'uomo diventa Titov, perciò Rosolino e Rosolina, più o meno ci siamo. Sì, insomma, la verità e come che... vi siete dichiarati? Ma la verità è mai. Amore, cioè no, la prima volta, me, la cioè, che... tu cosa, cosa hai pensato, cosa le hai detto? Cioè, no, ma la verità hai fatto che... tu il primo passo? Non sono stato neanche tanto veloce, sinceramente, perché, come si dice, quando ci sta questo meccanismo di maestro, in qualche modo io capisco un pochettino, vado no, non in protezione, però rispetto, scatta rispetto. La verità è che quando balli, voglio dire, questi balli così belli, con la musica giusta, bachata, rumba, salsa, merengue, cioè passi 4 ore al giorno, voglio dire, comunque sudato, abbracciato. Mai nessuna dichiarazione del caso, e più vuol dire il contatto, no, con la mano, no? Il, vabbè, il piacere. Ma ci sarà stato un momento in cui vi siete detti: no, ma guarda, ti amo. No, ma non esiste, cioè, non è che esiste, è diverso. Non lo so, suona un po' brutto e freddo, ma invece no, ci sono delle cose che sono un pochettino più sguardi, no? Questo sembra banale, antiquato oppure brutto e freddo, però più un'intesa di voler. Lei mi ha detto una volta: se non vinco con te, non vinco con nessuno. Poi una volta che è finito Ballando, è stato là il momento in cui ci siamo gustati di più la nostra compagnia, perché comunque già ci frequentavamo. È uno da per scontato, magari, che finisce, si chiudono le luci. Insomma, dopo penso... quanto gli hai detto ti amo? Ma non lo sai, non gliel'ho detto mai, secondo me. Chiedeteglielo se volete. Secondo me il mio messaggio d'amore è stato... vogliamo, noi abbiamo voluto fortemente delle bambine, quindi questo è il messaggio del, cioè, d'amore. Cioè tu non l'hai mai detto ti amo? Manco lei, non bisogna rinfacciare, non bisogna pesare le parole. Però ragazzi, è così. Io dopo un bambino ho detto subito, sarebbe bello averne subito un altro. Siamo lasciati prendere un po' dell'euforia, secondo me. Però è stato così sul serio. Per cui ve lo direte quando vi sposerete? Ma sicuramente sì, no? Non è mai... Presto, stavo no? Per dire, mi hai dato il buon esempio, ma no, ultimamente un sacco di persone sono sposate, un sacco anche di amici. Ho detto, ragazzi, ma com'è stato? Dove andate in viaggio di nozze? Perché l'unica cosa che mi può convincere sono due cose. O viaggio di nozze... E forse il fatto di avere le, insomma, le damigelle, le cucciole che potrebbero, diciamo, diciamo, accompagnare i propri genitori lucidi, le no? Ricordarsi, figlie. Esatto, ricordarsi questo momento. Chissà, chissà, chissà. Non è una cosa che, non lo so, uno insomma, o c'ha o non c'ha, sin da piccolo. Mia mamma, mia sorella, si è sposata a 25 anni, ok? Neanche senza convivere. Io ho iniziato a convivere da subito, ho fatto figli, mia sorella si è sposata e ha fatto i figli dopo 10 anni. Siamo un po' differenti, perciò non lo so, mi spiace. Vabbè, dobbiamo aspettare altri 13 anni, ho capito, no, per vedervi sposati. 13 anni facciamo, diventiamo nonni. Da 13 anni diventiamo nonni, mi schiamo. Papà Salvatore e mamma Caroline. Il mix perfetto tra l'ingegno napoletano e la potenza australiana. E da poco il tuo papà ha compiuto... 80 anni. 80 anni. 80 anni. Guardate. In un attimo. Ti accorgi che ti amo e il tuo cuore è contro il mio, porto i segni dei dolori insieme a te,
E bello. Allora, auguri al tuo papà. Guarda, ti dico la realtà. Non dico mi sono emozionato più a vedere la figura dei miei genitori che quella dei figli. Perché ti accorgi ogni giorno che diventano più grandi, più vulnerabili. Mio padre lo chiamo Brontolo, va bene? Lui è pieno di vita, e, insomma, è fantastico. Però comunque un po' brontolino, che altro che Rosolino. Però vederli vivere quegli attimi, se ho 80 anni, voglio dire, comunque è un traguardo grande. Spero che ce ne possano essere ancora. La tua simpatia l'hai presa da mamma o papà? Ma secondo me sono tutti e due simpatici. A modo loro, secondo me sono estremamente simpatici, estremamente pieni di vita. Mia mamma forse ancora più positiva, mio padre è un po' più brontolone. Ho preso anche quello qualche volta. Sei anche un po' brontolone. Sì. Senti, ho visto che in famiglia c'è un'altra piccola Scugnitz. Chi è? L'ho detto bene, sai che è da Veneto. Scugnitz. Sì. Vediamo chi è. Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia, Abu, Milano Logoredo. Milano Centrale. Manca poco e secondo me, se non arriviamo tra pochissimo, fa la pipì, per amore. Secondo me se non ci fanno scendere tra 10 minuti. Lei, è ragazzi, è bella. Cioè, ragazzi, infatti, se vuoi te la portavo, veramente. Spero che mi stia guardando, perché stava a casa, ho chiesto subito prima di venire dove sta. Insomma, esco o non esco, stava sul divano, chissà, magari mi ha visto. È una cosa... Come si chiama? Bella. È bella e me la porta un po' ovunque. Quindi secondo me è stata... Molti dicevano fai il maschio, pure il cane è femmina. Così rimaniamo tutti in tema, conosco tutti... E lei è meravigliosa, secondo me ci voleva. È una... Insomma, gli animali veramente portano una gioia pazzesca. È l'unica che a mezzanotte mi aspetta a casa, quindi sveglia. Gli altri nessuno. Poi ti svegli alle 3, 4, non capiscono i fusi orari, quindi... incentiviamo diciamo, a cogliere i cani anche. Questa è una cosa carina. La Titova non voleva, Natale non voleva. Ah, non voleva? Se prendi il cane me ne vado. Ho preso il cane e è rimasta. Secondo me rimarrà a lungo perché siete molto innamorati ed una bellissima coppia. Grazie a te. Massimiliano Rosolino, grazie. Presto grazie vorrei vederti insieme alla Titova, qua. Vi aspetto con queste due bimbe meravigliose che avete. Una fra l'altro si chiama come una tua Vittoria. Esatto, Sidney, Vittoria Sidney. Perciò sì, è stata... Uno ci pensa sempre ai nomi. E lei è stato istintivo e molto sentito. Quindi vuol dire ognuno... Vittoria Sidney, Vittoria bellissimo. Sidney. Grazie. Grazie, ciao, grazie a te. Ciao Massimiliano, grazie. Allora vieni, poi sei altissimo. Va bene.